Benvenuti sul mio canale anche oggi per un vlog che è dedicato a una grandissima artista italiana che ci ha lasciato proprio oggi e non riesco neanche quasi a dirlo il suo nome legato a un vlog postumo, perché secondo me doveva vivere per eterno, nel senso non si può raccontare la storia postuma di questa artista, è proprio vietato, come si fa? Comunque io oggi racconterò la sua storia veramente con tanta tristezza, perché Raffaella Carrà è stata per me, cioè chi mi conosce da quando ero piccolino sa quanto ho amato Raffaella Carrà e sono cresciuto con pane, marmellata, amore e Raffaella Carrà. Queste sono le quattro cose di quando ero piccolino, cioè la guardavo ammaliato alla televisione e mi arrabbiavo con Raimondo Vianello quando mi calpestava Maga Maghella. Insomma, io per me questa era proprio una persona quasi di famiglia, capito, nel senso è cresciuta proprio insieme a me, anche se lei era già grande, insomma, quando ero piccolino io, o almeno la vedevo grande, perché poi in realtà lei è iniziato veramente da giovanissima. Insomma, fatto è che oggi devo raccontare la storia postuma di questa grande artista, e è durissima. Io non so come verrà questo vlog, non mi importa, io vi racconto oggi la storia di Raffaella Carrà. Benvenuti sul mio canale. Raffaella Carrà è lo pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni. È nata a Bologna il 18 giugno del 43 ed è morta a Roma il 5 luglio del 21. È stata una showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e autrice televisiva italiana. Definita la regina della televisione italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni 60 fino alla sua morte. Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione, riscontrando grandi consensi anche all'estero e soprattutto in Spagna. Nel corso della sua carriera, come dichiarato da lei stessa in un'intervista sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha venduto oltre 60 milioni di dischi. Durante una puntata di Domenica In condotta da Pippo Baudo, in cui era ospite, ha anche dichiarato di possedere 22 dischi d'oro e di platino. Nell'autunno del 2020 il quotidiano britannico The Guardian incorona Raffaella Carrà come sex symbol europeo, definendola l'icona culturale che ha insegnato all'Europa le gioie del sesso. Raffaella Carrà è nata a Bologna da padre romagnolo di Bellaria e da Iris Dell'Utri, di famiglia siciliana. I genitori tuttavia si separarono poco dopo le nozze e la piccola Raffaella passò gran parte della sua infanzia fra il bar del padre e la gelateria di Bellaria Egea Marina. Proprio in quest'ultima crebbe, seguendo molta televisione, la trasmissione principale era Il Musichiere, e imparò a memoria tutti i titoli, i balletti, i ritornelli delle canzoni. A soli 8 anni lasciò la Riviera Romagnola per proseguire gli studi direttamente a Roma, prima presso l'Accademia Nazionale di Danza, che era fondata dalla ballerina russa Ruskaya, poi al Centro Sperimentale di Cinematografia. La sua carriera cinematografica incominciò molto presto. All'inizio degli anni 50 partecipò come attrice bambina, aveva 8 anni, a un film di Mario Bonnard che si chiamava Tormento del passato. Era un film del 52, un melodramma strappalacrime nel quale interpretò il personaggio infantile di Graziella. Nel 60 conseguì il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia e nello stesso anno prese parte a molti film come La lunga notte del 43, Il peccato degli anni verdi e così via. Nel 60 sempre sostenne anche un provino per il ruolo di Rosetta, per un film che appunto era La ciociara di Vittorio De Sica, però venne scartata perché ritenuta troppo matura per quella parte. Partecipò quindi ad altre pellicole. Negli anni 60 le cronache rosa si occuparono molto spesso di lei per la sua relazione con il calciatore della Juventus Gino Stacchini, che durò 8 anni. Nella prima metà degli anni 60 le fu dato lo pseudonimo di Carrà. Gli fu consigliato questo nome dal regista Dante Guardamagna, il quale, appassionato di pittura, associò il suo vero nome, Raffaella,
che ricorda appunto il pittore Sanzio al cognome del pittore Carlo Carrà. Tuttavia Raffaella non riuscì a ottenere molto successo come attrice, tant'è che all'inizio degli anni 70, a seguito anche del successo ottenuto come showgirl in televisione, decise di abbandonare la recitazione, poi fece qualche altra cosa più là, e di concentrarsi sulla carriera di presentatrice televisiva, soubrette e cantante, con la quale invece otterrà successo e fama a livello internazionale. Negli anni 70 Raffaella Carrà partecipa e presenta a Canzonissima, ma è stato un decennio molto importante per lei, che l'ha praticamente consacrata, perché fu il decennio in cui lanciò il Tuca Tuca, lanciò il personaggio Maga Maghella, presentò Mille Luci insieme a Mina, ha duettato con Topo Gigio in Canzonissima, poi lanciò Rumore, iniziò la sua carriera anche in Spagna e poi fece tanti dischi di successo tipo A far l'amore comincia tu, Forte Forte Forte, La grande fiera. Presentò anche un programma del sabato sera che era Ma che sera, e lì lanciò il grande successo che era appunto Tanti auguri, che era la sigla della trasmissione. Nel 79 uscì con un album che si chiamava Applauso, un album che arrivò al 75esimo posto fra i dischi più venduti dell'anno. Gli anni 80 sono stati anni in cui Raffaella Carrà si è rinnovata tantissimo, inciderà una canzone di successo come Pedro, la ricordano praticamente tutti, e nell'81 presenta Mille Milioni, che rappresentò il primo esperimento di cooperazione televisiva internazionale. Nell'82 affiancò Corrado per Fantastico 3 con Gigi Sabani e Renato Zero, una edizione di Fantastico che la videro in 25 milioni di telespettatori, e lanciò la canzone famosissima che era Ballo Ballo nell'83, a febbraio precisamente. In seguito al successo di Fantastico 3, lei lancerà anche una canzone al Festival di Sanremo di quell'anno e canterà appunto Soli sulla Luna. E alla televisione negli anni 80 farà molte trasmissioni, la più famosa è sicuramente Pronto Raffaella, che ricordiamo ancora tutti per quel quiz su indovinare quanti fagioli c'erano dentro questa bottigliona di vetro, e lancerà tante canzoni anche negli anni 80, le più importanti sono Fatalità ad esempio, Che dolor, e ancora altre. Nel 1984 firmò un contratto milionario per la durata dei 2 anni con le Cucine Scavolini, con lo slogan La più amata dagli italiani, e sempre nell'84 si rinnovò appunto il contratto di lavoro con la Rai, che però fu al centro di un'accesa controversia con il presidente di allora, che era Bettino Craxi, che definì immorale e scandalosa la cifra che la conduttrice avrebbe guadagnato per un'esclusiva di 2 anni, e cioè quanti soldi? 6 miliardi di lire circa di allora. Di questi anni gli album di successo sono, a parte Fatalità, anche Bolero, che era uscito nell'84. Poi fra l'85 e l'86 fu inviata dal settimanale Radio Corriere TV per gli incontri di Raffaella, in cui intervistava personalità politiche dello spettacolo. Fra l'85 e l'86 farà Buonasera Raffaella. Nella stagione successiva invece conduce una trasmissione ideata da Corrado, che appunto era Domenica In, in cui cantava inoltre la sua sigla di apertura che era Curiosità, e che fu una delle prime sigle della TV italiana ad essere realizzata attraverso grafiche elaborate al computer. Nell'87 passò alla Fininvest con un contratto veramente miliardario che durò 2 anni. La prima apparizione la fece nel dicembre di quell'anno per fare un programma che si intitolava Benvenuta Raffaella. Dietro le quinte, il video delle prove del nuovo show, nonché interviste alla stessa Raffaella Carrà, al suo compagno dell'epoca che era Sergio Iapino. Poi debuttò nell'88 a Raffaella Carrà Show, seguì poi nell'89 Il Principe Azzurro, che fu appunto l'ultimo programma di Mediaset di Raffaella Carrà, che poi appunto decise di ritornare di nuovo a lavorare per la Rai. Negli anni 90 Raffaella Carrà torna alla Rai,
torna alla Rai e lo fa con un programma che si intitola Raffaella, venerdì, sabato e domenica e saranno famosi. Poi cambiò il titolo di questo programma, si chiamò Ricomincio da due. Insieme poi a Johnny Dorelli nel 91 condurrà il varietà del sabato sera Fantastico 12 e sarà molto ricordato questo Fantastico 12 più che altro per l'ospitata del 19 ottobre di Roberto Benigni che continuamente viene continuamente fatto rivedere questo momento in cui Benigni, ospite della Carrà, su questo palco ne fa praticamente di tutti i colori. Tra il 92 e il 95 torna in Spagna e lavora quasi esclusivamente in Spagna e poi nel 95, alla fine di quell'anno, torna in Italia e lo fa per debuttare con un programma importantissimo che è Caramba che sorpresa, un programma che è diventata un'icona della televisione. Per chi non se lo ricordasse, ma pochissime persone, in pratica Raffaella coinvolgeva in diretta gli ospiti e il pubblico in sala in sorprese e incontri inaspettati con persone care. Spesso erano parenti e amici, praticamente. Poi questa trasmissione nel 98 diventò Caramba che fortuna perché ci collegarono la Lotteria Italia. E nel 97 la Carrà rifiutò, ecco, di partecipare al Festival di Sanremo, doveva presentare Sanremo, fare la conduzione insieme a Cambretti, ma rifiutò e lasciò appunto questo spazio a Mai Buongiorno, come ricorderete, che lo presentò insieme a Valeria Marini e lo stesso Cambretti. Nel 97 partecipa inoltre da protagonista a una miniserie in quattro puntate della Rai che si intitolava Mamma per caso. Nel 2000 presentò per la seconda volta su Canale 5 il Gran Premio Internazionale dello spettacolo insieme a Bonolis. Nel 2001, affiancata da Piero Chiambretti, Enrico Papi, Megan Gale e Massimo Ceccherini, presentò il Festival di Sanremo, la 51esima edizione. Dopo una pausa lunga circa un anno da questa esperienza, ecco, del Festival di Sanremo, tornò in prima serata su Rai 1 e lo fece con di nuovo Caramba che sorpresa. Nel 2004 condusse il programma Sogni, nel quale rivisitava un po' Caramba che sorpresa e si concentrava sulle possibilità di realizzare i sogni degli italiani. E nel 2006 Con amore, che era replica di un esperimento riuscito molto bene in una televisione estera, e lei riportò appunto questo format anche in Italia. Nello stesso anno l'attore Fabio Canino, coadiuvato da Roberto Mancinelli, le dedicò un libro che fu pubblicata e si chiamava Il Raffa Book, sorta di circo di una lunga carriera ed era dedicata appunto a Raffaella Carrà. Il 30 novembre del 2007 uscì Raffica, erano due CD e un DVD in cui furono raccolte praticamente tutte le sigle cantate da Raffaella Carrà e arrivò fino al numero 15 nella classifica Fimi dell'anno. Vendette 50.000 copie questo cofanetto. Nel 2008 la televisione estera europea la chiamò per tre programmi che erano comunque legati all'Eurovision Song Contest. Il primo era la selezione dell'8 marzo e poi appunto le altre due trasmissioni che erano sempre legate appunto all'Eurovision Song Contest. Questa accadeva nel 2008 E poi dopo questo impegno tornò su Rai 1 per presentare una nuova edizione di Caramba, che fortuna! Poi lei da lì in poi ha fatto la spola più volte fra l'Italia e la Spagna, conducendo praticamente la carriera quasi a binario, ecco, faceva una trasmissione in Italia e una in Spagna, si alternava tantissimo. Ci sono delle cose bellissime di lei, ma moltissime, che io chiaramente salto, tutti i duetti che ha fatto durante le trasmissioni, ha praticamente incontrato tutti lei nella sua vita, cioè tutti i personaggi televisivi almeno una volta hanno lavorato con lei. Nel 2010 fu testimonial della Danone e fino al 2012 girò diversi spot pubblicitari per questa marca famosissima. Nell'estate del 2011 uscì un remix della storica canzone del suo repertorio che era A far l'amore comincia tu e fu remixato dal DJ francese Bob Sinclair che ne fece veramente un grande successo. In seguito assieme a Neri Marco Re fece la testimonia alla Carrà ad alcuni spot della Team. Nel giugno del 2012 partecipò al concerto per l'Emilia, a sostegno della popolazione colpita dal terremoto del maggio del 2012. Nella stagione televisiva 2014-2015 è tornata su Rai 1
con un nuovo talent che era forte forte forte. Nel 2016 farà parte del programma The Voice of Italy, lo farà insieme a Amy Schill, a Max Pezzali, Dolce Nera. Nel 2018 è stata insignita dell'onorificenza di Dama all'Ordine del Merito Civile dall'ambasciatore spagnolo in Italia. Nel 2018 è uscito un altro album, questa volta è natalizio, ogni volta che è Natale, che rappresenta il grande ritorno discografico di questa artista a distanza di 5 anni dal suo ultimo disco, che era appunto Replay. Nella primavera del 2019 è tornata in televisione come conduttrice in un programma di interviste a noti personaggi dello spettacolo, ricorderete, il programma si intitolava A raccontare comincia tu, e praticamente in questo programma incontra tutti. Nell'ottobre del 2020 uscì nel cinema spagnolo un film, la quale è presente anche in un cameo. Dal 25 gennaio del 2021 questo film è disponibile anche nella versione italiana con il titolo Ballo Ballo sulla piattaforma di Amazon Prime, se lo volete vedere. È morta a Roma nel pomeriggio del 5 luglio del 21. Aveva 78 anni a seguito di una malattia che l'affliggeva da tempo e che lei, riservatissima, anche se è sempre stata molto aperta, ha sempre raccontato tutto, ma in questo caso era riservatissima e non l'aveva detto praticamente a nessuno. La popolarità di Carramba, che sorpresa, è stata talmente grande che la parola carrambata, pensate, è entrata a far parte del dizionario della lingua italiana. In un film, Maradona, la mano de Dios, Raffaella Carrà appare in TV mentre Maradona fa amicizia con Coppola. Nel film Buongiorno notte di Marco Bellocchio del 2003, in una scena durante la prigionia di Aldo Moro nel covo delle Brigate Rosse, i terroristi guardano la televisione e guardano proprio la Carrà che esegue il brano tango in un programma che si chiamava Ma che sera. Nel film Puerto Escondido di Abatantuono, nel corso della fuga dal carcere, Abatantuono spara a una televisione e proprio la televisione è sintonizzata su un canale in cui c'è Raffaella Carrà che canta e balla un pezzo di Whitney Houston. Nel decimo episodio della quarta stagione della serie Doctor Who, in un monitor che trasmette programmi di intrattenimento per i viaggiatori di un'astronave, si vede in un frammento di un videoclip la Carrà che canta la versione inglese di A far l'amore comincia tu. Nel documentario britannico Television sui 50 anni della BBC, il brano di una trasmissione di Raffaella Carrà fa da esempio per i programmi contenitori di nuova concezione. Tiziano Ferro ha dedicato a Raffaella Carrà la canzone E Raffaella è mia. Nel film di Antonio Albanese Tutto tutto niente niente del 2012 compare in un omaggio a Raffaella Carrà e alla sua canzone Tuca Tuca. Nel 2014 la band americana Sun Motel ripropone la canzone My Type su un video da essi artefatto in cui si vede la Carrà che balla nello storico programma Mille Luci in coppia con un frontman di questo gruppo. Raffaella Carrà è stata invitata a Madrid dall'ambasciatore d'Italia quale madrina della festa del 2 giugno nel 2017. È considerata un'importante icona gay sia per la sua immagine sia per la sua musica, spesso utilizzata durante Gay Pride e le feste LGBT. A riguardo, Raffaella Carrà ha ricevuto anche il premio di icona gay mondiale al World Pride di Madrid nel 2017. Raffaella Carrà ha ricevuto 13 telegatti fra il 74 e il 99, 21 riconoscimenti alla carriera, 3 all'estero, 22 dischi d'oro e di platino, 3 onorificenze dalla Spagna, 6 volte protagonista in opere teatrali, 32 film che l'hanno vista come attrice, 9 fiction televisive, 5 prose per la televisione, 53 programmi televisivi italiani fra il 62 e il 2019, 17 invece all'estero fra il 76 e il 2016, 5 volte autrice dei suoi programmi. Ha partecipato 10 volte a vari festival importanti. 4 sono i programmi radiofonici che ha realizzato, 11 gli spot pubblicitari, un calendario nel 1970 e 2 libri. E anche oggi ci siamo raccontati la storia di una grandissima artista, un grandissimo personaggio televisivo, ma anche chiamarla così, no, lei in realtà bisogna chiamarla col suo nome, cioè Raffaella Carrà, perché Raffaella Carrà era tutto di tutto, capito? Io non lo so, via, come si farà senza Raffaella Carrà? Anche perché mi aspettavo un suo programma nuovo, ho detto, ma chissà quante cose ci inventa ancora Raffaella Carrà, senza considerare gli anni che aveva, che poi 78 anni,
Però per me era sempre Raffaella Carrà, quella del Tuca Tuca, da una vita. Nel senso, io non ho mai considerato minimamente che lei facesse un percorso di vita come tutti. Per me no, Raffaella Carrà no, non c'è niente da fare. Raffaella Carrà viva per sempre, capito? È tristissimo perché ci sono cresciuto insieme, come a tutti gli artisti a cui ho dedicato un vlog. Anche oggi voglio dedicare questo vlog a una grande artista che ci ha lasciato, che è proprio lei, la grande Raffaella Carrà, e volevo ringraziarla perché la mia vita da spettatore televisivo, fin da piccolino, la mia vita da adulto, la mia vita da persona di mezza età, come sono ora, è stata fantastica. Ecco, se anche c'erano dei giorni orrendi, ma io accendevo la televisione, c'era la Carrà, andava tutto bene con la Carrà. Carrà è stata proprio la rappresentazione dell'Italia più bella. E per me rimarrai sempre viva. Ecco, questo volevo dirtelo, Raffaella. Per me sei viva ancora. Io non ci voglio neanche pensare che sei morta. Sei viva, perciò per me rimani viva. Fine, punto, basta. Vi ringrazio per la visione e vi aspetto la prossima volta. Ciao Dale.